Sì, abbiamo deciso di fare una conferenza stampa, praticamente tutto l'arco politico, regionale, proprio per denunciare quanto sta accadendo sul, soccorso alpino. Come sapete, sono anni, 2 anni oramai che noi portiamo avanti una battaglia di civiltà in questo Abruzzo delle storture, che ha visto un presidente del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino portare la sede del Soccorso Alpino a Pescara. Da lì è cominciata un'opera di persuasione, attraverso il dialogo, il confronto, non c'è stato verso. Se da una parte si procedeva sul dialogo, dall'altra si facevano, cose che andavano in direzione opposta. C'è stata una grande disponibilità da parte del Comune dell'Aquila, che addirittura della Regione Abruzzo, che hanno messo a disposizione le sedi, quindi anche gratuitamente, per ospitare un punto di riferimento importante nel sistema montano che va da diversi anni crescendo sempre di più attraverso la nascita di attività commerciali connesse alla montagna, attraverso tutto quello che sappiamo è legato al sistema virtuoso della neve, dello sci alpinismo, dello sport outdoor, e quindi si è data la disponibilità per ospitare all'aeroporto di Preduro il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino. Nel frattempo il presidente, abbiamo saputo, che sta accantonando i soldi non solo per l'affitto della sede di Pescara che hanno trovato, ma addirittura per patrimonializzare e comprare una nuova sede. Ecco, è ora di dire basta. Siccome il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino si regge sostanzialmente, svolge le proprie attività attraverso i finanziamenti cospicui che provengono dalla Regione Abruzzo, io nel precedente mandato ho strutturato quel contributo, grazie a un'interlocuzione avuta con gli aquilani che gestivano allora la governance del Soccorso Alpino, penso Agostino Cittadini, penso a Francesco Di Cole, Antonio Pace, insomma tutte persone che nel corso degli anni si sono fatti in quattro affinché la regione strutturasse quel contributo. Lo abbiamo fatto, hanno percepito risorse importanti, perché hanno percepito una roba come 500-600 mila euro nel corso di questi anni. È arrivato il momento di andare a verificare un pochino come sono stati spesi questi fondi, e lo faremo con grandissima attenzione. Andremo ad analizzare i bilanci, perché i cittadini abruzzesi vogliono sapere come spendono i soldi che provengono poi dalle loro tasche, perché i cittadini poi dispiace pagare quelle tasse così importanti. Quindi è giusto che d'ora in avanti si vanno a verificare, ad attenzionare tutte quelle voci di spesa, informeremo costantemente di quanto sta accadendo in Regione Abruzzo il presidente nazionale e i vertici nazionali del Soccorso Alpino, perché l'aria s'ha da cagnà.